Salve a tutti ragazzi e benvenuti da Civi in questo nuovo video di Bio Mutant. Bene, siamo andati da sto tipo, vediamo. Qua finalmente ci sono arrivato, insomma, sì, vediamo cosa ci dice. Ma cosa ci dice al fondo gorgogliante dove abita Branchio. Infermaier. È entusiasta di poterti finalmente conoscere. Ha visto parecchie cose arenarsi sulla sua minuscola spiaggia, ma nessuna di esse è interessante quanto te. Conferma che è impossibile. L'aria sarà inquinata, ma la melma è ancora peggio. Devi aver faticato parecchio contro la corrente per giungere a questo momento del tuo story futuro. In che direzione nuoterai ora? Con la corrente o con... Pinnare contro spuma è super difficile, ma non puoi salvare il mondo se lasci che la risacca ti trascini con sé. Comunque sia, è un peccato che la spuma sia diventata così disgustosa. Pensa che la vita sia come cercare di cavalcare un'onda. Devi scegliere quella giusta, ma non lo sai davvero finché non sei sulla sua cresta. Meglio cavalcare un'onda, piuttosto che lasciare che quella perfetta si spenga sulla riva. Dice che per lui c'è sempre un'altra onda in arrivo. Non riesce a immaginare quanto sarà meraviglioso cavalcare la melma senza melma. Non ti ringrazierà mai abbastanza per aver combattuto. È felice che cavalchi assieme ai miriadi. Donano splendore a tutto ciò che li circonda. Dice che sono luminosissimi. Ma nulla di tutto questo è importante. Non ha mai bevuto quest'acqua perché dentro ci sono un sacco di cose. Persino il pesce ha smesso di bere da queste parti dopo che l'inquinamento ha trasformato la spuma in fango e l'aria ha intasato le scuole. Sospetta che neanche l'albero della vita stia bevendo. O meglio, non esattamente. Deve bere per forza perché è un albero. Sospetta che tu abbia ragione, ma questo non vuol dire che debba bere proprio quella. Il suo amico Whis ha bisogno di un po' di gupi per qualche motivo. Branchio vuole indicarti la direzione giusta. Da queste parti ne troverai solo di morti. È abbastanza sicuro che a Whis interessino quelli vivi, o che almeno non abbiano già cominciato a marcire. Esplora nella direzione giusta, però, e dovresti trovare una zona di spuma abbastanza pulita da permetterti di recuperare dei gupi. Poi li potrai portare a Whis, che ne farà quello che gli pare. Aiutare te e Whis, Lore? Perfetto. Allora, dov'è sto posto? Ovviamente nel casino... Dobbiamo andare qua e non ho un punto di teletrasportico. Forse qua siamo un pelo più vicini. Anzi, no, scusate, siamo più vicini di là. Non me ne sono accorto. Purtroppo ormai non ci scende più. Qua siamo molto più vicini, insomma, sì, neanche tanto. Più o meno siamo lì. Sono sempre 500 metri più o meno. Va bene, andiamo. Meno male che ho preso dei punti di teletrasportico. Non esiste zona strada. Sicura qua giù. Andiamo un po'. Sì, sì, dopo vengo anche da voi. Andiamo di qua. Perfetto. E per andare di qua mi sa che dovrò fare un piccolo escamotage. Vai, vai, non so se dovrei farcela perché ne ho tanta di stamina. Siamo arrivati, perfetto. Basta, che palle. Laggiù c'è la gupanna. Sì. Potrebbe esserci ancora dell'attrezzatura a chiappa branchie. Sì, ci andrò, ma adesso mi preme la missione principale perché sono curioso di vedere come va a finire. Poi la secondaria magari farò dei video a parte, se ammesso che vediate la serie, perché mi sembra un po' noiosa, non dipende da me però, ma dalle missioni e del troppo diacolo, è veramente snervante. Allora, vediamo un po'. Perfetto, siamo arrivati. C'è boia, da che parte devo trasire io? Questa è la Gupo Grotta. Ho capito che è la Gupo Grotta, però mi sembra che ci si possa andare. Quindi forse da qua c'è un'entrata, esatto. Oh cazzo,
Oh, salve. È molto bello lei, sa? Io ho il fucile che spara lontano, quindi lo prendo. Ok. Ascensore. A porta. E vai. Vediamo cosa c'è. Un'altra porta. La classica porta, pazienza. Aprito. Cioè, vuoi un cosino così, ma una roba del genere? Che cavolo. Allora. Capiamo. Qual è il punto di partenza? Devo solo collegarli insieme? Non ce l'ho fatta. Ho sbagliato qualcosa. Probabilmente sì. Ovviamente sì. Allora, facciamo così. Poi facciamo così. Non ce la faccio. C'è qualcosa che non quadra. Non mi dire che devo avere intelligenza per forza, che mi aumenta le cose e le mosse, perché sarebbe una cacata senza fine questa. Allora. È perché non ho un punto di inizio, non riesco a capire. Questo è per forza così, perché sennò non c'è verso. Questo è così. Questo possiamo far così, così. Ah, lo forse. Ok. Non ci. Sono arrivato subito. Ah, drenato. Ottimo. Perfetto. Vai. E adesso dobbiamo solo prenderli, vero? Ci dici come? Ok. Ah, io vado. Prima o poi li prenderò, che vi devo dire. Ok. No. Deve saltare. Se salti ti prendo. Ok, fatto. Ah, ce ne sono altri. Accidenti, ce ne sono tanti altri. Dai, su. Saltate, porca vacca. Ok, preso. Ce n'è un altro ancora. E niente, aspettiamo. Dovresti riuscire a farne buon uso. Già, così sembra. E qui dobbiamo usare il nostro pugno di Mazinga. Vai. Il problema è che più lo carico e fa sempre uguale, quindi io posso dare una botta e basta, guardate. Saluto Ale, facciamo così e siamo a posto. Allora, adesso possiamo salve andare, siamo tutti a posto. Vai. È chiusa. Ci deve essere qualcosa del mondo che fu. Vai, così. E qui ce n'è un altro. Vai. È lì a disposizione. Così dicono, eh. Allora. Ho sbagliato? Probabilmente sì. Allora, andiamo così, così, così. Così, perfetto, l'ho fatta. E anche questa è andata. Oh, cosa vedo nei miei occhi? Ma cosa vedo nei miei occhi? Tacchete. Oh, bello il mirino. Vai. Ah, era questo la cosa leggendaria. Mamma mia, che schifezza. Vabbè, andiamo. Dove cazzo si esce? Insomma, sì. Di qua. Salve, lei non l'avevo vista. Perfetto. E adesso andiamo qua. Area a caduta libera. Sei in un'area a caduta libera. Qui dovrai muoverti diversamente. Premi A per salire. Premi per scendere. Ok. Io ho premuto A per salire. Presciò, ma sei proprio uno stronzo. Ecco qua. E niente. È andata così. È capibile come un dito nel culo. Ok, adesso l'abbiamo fatta. Vai. Qua si va. E qua si va. Questo dovrebbe essere il penultimo. Sì, l'ultimo. Andata. E questo è l'ultimo. Perfetto, manca solo il verbo. Il verbo motto, non so che cazzo sia. Eccoci qua. Così, così. Allora.
Non ho capito. Questo va sicuramente così. Questo va così? Non ha molto senso. Ho sbagliato alla grande. Vabbè, avete pazienza. Sono esausto. Allora, questo va sicuramente così. Questo va così. Questo va così. Questo va così. Ok, ci sono stato. E lì si apre. E così possiamo uscire. Perfetto. Manca il verde mot che non ho ancora capito dove sia. Allè. A posto. Il posto ideale per scomparire per sempre. Che cazzo è successo? Va. Vabbè, 200 metri, non è che c'è un teletrasportico che facciamo primo là? È certo che c'è il teletrasportico. Che domande! Scusi, ecco, sporti. Ci sporti, sa. Devo passare. E andiamo da sto coso. Sperando che ha smesso di rompere i marroni, che cazzo ci ha fatto girare tutto il mondo per far sto coso. Eccoci qua. Vai. Questi gupi bastano a fornire munizioni infinite all'octopode. Perfetto. Mai? È sorpreso che il buio sbuffo sia riuscito a trattenere il respiro così a lungo. Oh. Però. Che solo l'ennesima prova dei cambiamenti evolutivi causati dalla contaminazione della Toxanon. Vivendo sotto spuma, il buio sbuffo ha potuto rosicchiare indisturbato la radice. Ciò significa che la radice nord-ovest ha subito più danni delle altre. È sicuro che ci sia abbastanza tempo per affrontare il buio sbuffo. Ma teme che il mondo non abbia abbastanza anni di fronte a sé, anche se fermaste i mangiamondo. Oh oh. Uso i comandi di movimento standard per controllare l'octopode, per aumentare la velocità premi ok direzione, per schivare premi B, per caricare un attacco tieni premuto X e per lanciare i razzi premi RT. Ok. Ah, ok. Vabbè, andiamo. E vediamo come va. Come lo affrontiamo questo coso. Eccolo qui. Salve, signor buio sbuffo. La dovrei un attimo circolare, cioè nel senso in quello buono, insomma. Ok. Vai, vai, vai. Andiamo un po'. Eccoci qua. C'è boia. Gli sto dando, però insomma non so quanto male stia facendo questa monta. Ok, adesso noi di vita ne abbiamo tanta. Ok. Vai, vai, vai. Spara tutto quello che c'è da sparare. Rompigli il culo subito. Fagli tanto male, ma tu ci stai provando a prendere, però non mi stai prendendo. Ci vorrà tempo, vero? Ci vorrà tanto tempo. Sì, male gli facciamo, per carità, però non come vorrei io. E niente, aspettiamo. Non ho capito se è un bug che non mi sta toccando. Comunque, stiamo facendo male. Non mi piace sta cosa. Brutta, brutta. Salve. La starei prendendo, sa? Si fa male lei? La lancia i gupi. Ok, li lanciamoli. Ok, perfetto. Fa piacere. Te vai tranquillo, non ti preoccupare che... Ok, sto facendo, sto facendo più che posso. Sto fingendo. A quanto pare non è bastato. Lancia sti gufi qua. Perfetto. Mamma mia, che brutta fine gli stia facendo fare. Sì, sì, non si preoccupi tanta vita. Forse è meglio curarsi. Gli ho tanta, però insomma. Ok.
Oh, l'abbiamo evitato. Vai, vai, lancia sti cosi qua, così lo distraggono. Sono evitato di nuovo. Siamo agili, c'è niente da fare. Andiamo a tirare sti cosi. Perfetto. L'abbiamo evitato di nuovo. Ah, adesso arriva la terza fase. La seconda, la terza. Benissimo, tiriamo sti cosi, per magari gli dare una mano. Se riesco a farli, ok. Perfetto, dai, sta andando abbastanza bene. Io questo non ho capito bene cosa serva, però. Ai, ai, ai. Vai, tira, tira, tira. Perfetto. Ma me ne andrei un attimo, Mi tiro una stalutita, questo. Da panico, se no. Ok, vediamo se riusciamo a tirare sti cosi che così lo distraggono. Sì, mi ha stenutito in faccia. Ne è di capo, insomma, diglielo. Dovrebbe diglielo sto coso qui. Ok. Perfetto, ormai è morto, È stato un piacere vederlo per me. Ci vediamo alla prossima, Eccolo qua. Fatto. Questo era l'ultimo. Hai deciso il destino della tribù e dell'albero. Ora arriva l'atto finale. Il tuo destino è deciso. Ora seguilo e vada obsoleto. Non ha mai rivelato a nessuno cosa potrebbe accadere, ma è sicuro che tu giocherai una parte importante. Qualunque cosa accada, continua a restare fedele alla tua natura e a rispettare gli altri. Sei il nostro orgoglio, la luce guida della tribù. È tempo di tornare all'albero un'ultima volta. Ok, perfetto. Wow, è stato più facile del previsto, perché siamo molto forti. Va via la cosa qui. Vediamo. Ha saputo che hai scoperto e attivato l'ultima arca. È sicuro che quello sia il modo giusto. Immagina quante altre cose potrai vedere. Hai lottato fino alla fine per il mondo. Si chiede se sulla tua arca sia rimasto qualcosa. Ma sì, prendiamo, dai. Questa è un'occasione per aiutare il tuo prossimo. C'è un posto libero sull'arca se volessi decidere di offrire. Perché? Non hai bisogno di nessun altro a parte me, ovviamente. Se vuoi rapidità, viaggia da solo. Cattiva compagnia. Di prima. Finalmente qualcosa su cui. Ok. Bambaccia. Non riesce quasi a parlare dalla felicità. Si unirà al tuo viaggio per conquistare i cieli e tutto ciò che c'è oltre. Urval. Whis sa che è tutto come al solito, ma gli piace. Ok, anche questa è andata. Poi vediamo un po'. Qui c'è una quest a due passi. Cos'è? Trova il nono. Vabbè, il nono possiamo trovarlo qua, così dopo ci salutiamo e siamo a posto. A meno che questa è fatta. E poi andiamo da obsoleto a vedere un po' se cosa si dice, perché aveva sconfitto tutti i mangiamondo e quindi dovrebbe essere la fine. Il cielo si sta facendo più grigio, sempre più luminoso. Non c'è, non so cosa fare. Forza, acciuffalo. Ah, ok, posto. Andata. Allora, cosa facciamo adesso? Dobbiamo andare qua da obsoleto. Andiamo da obsoleto. Ci facciamo una bella sbaccarata e vediamo cosa ci dice. Siamo a posto. In obsoleto. Eccoci qua. Ci cadevo giù. Allora. Ed ecco qua.
atu wamawa. Obsoleto ti ricorda di mettere fine alla guerra tribale. Poyuput. Poi gatawa. È felice di aiutare. Tutto qua? Pronto. Con due buone vunni. Ah, ok. Fatto. Tutto qua? Allora, fatemi vedere. No, non ci sono più questi principali, a parte quelle delle tribù. Che ne mancano due, che queste magari le farò, queste due le faccio off camera, tanto sono tutte le stesse cose, non vi voglio certo annoiare. Vabbè ragazzi, direi che ci possiamo anche fermare qua, per questo video è tutto. Io vi invito come al solito a lasciare un like, un commento se vi piace la serie, di farmi appunto sapere cosa ne pensate, e per adesso vi do saluto a Shiva, ciao ciao.